Audiolibro del Vangelo secondo lo Spiritismo di Allan Carter. Per il gruppo La Casa di Timoteo legge Cristina Papani. Caratteri del vero profeta. Paragrafo 9. Guardatevi dai falsi profeti. Questa raccomandazione è utile in tutti i tempi, ma soprattutto nei momenti di transizione in cui, come in questo, si elabora una trasformazione dell'umanità. In momenti come questo, infatti, stuoli di ambiziosi impostori si proclamano riformatori messia. È di fronte a questi impostori che bisogna stare in guardia ed è dovere di tutti gli uomini onesti smascherarli. Senza dubbio voi vi domanderete come si può riconoscerli, ed eccovi i loro connotati. Il comando di un'armata si affida solo a un generale che sia abile e in grado di guidarla. Credete dunque che Dio sia meno prudente degli uomini? State pur certi che egli affida le missioni importanti solo a quelli che ritiene capaci di compierle, perché le grandi missioni sono fardelli pesanti che piegherebbero uomini che fossero troppo deboli. Come in tutte le cose, il maestro deve saperne di più dell'allievo. Per fare avanzare l'umanità moralmente e intellettualmente, ci vogliono degli uomini superiori per intelligenza e moralità. È per questo che ci sono sempre degli spiriti già molto avanzati che hanno fatto le loro prove in altre esistenze e che si incarnano con questo scopo. Infatti se, nell'ambiente nel quale devono agire, non risultano superiori, la loro azione sarà nulla. Ciò posto, converrete che il vero missionario di Dio deve giustificare la sua missione con la sua superiorità, le sue virtù e con il risultato e l'influenza moralizzatrice delle sue opere. Traete ancora quest'altra conseguenza. Se, per carattere, virtù e intelligenza, egli è al di sotto del ruolo che si attribuisce o del personaggio sotto cui si cela, è solo un istrione di basso rango che non sa neppure copiare il suo modello. Ma c'è un'altra considerazione da fare ed è questa. La maggioranza dei veri missionari di Dio non sa di esserlo. Essi compiono ciò a cui sono chiamati dalla forza del loro genio, sostenuti dalla potenza occulta che li ispira e li guida a loro insaputa, ma senza un disegno prestabilito. In una parola, il vero profeta si rivela con i suoi atti, cosicché sono gli altri a scoprirlo, mentre il falso profeta si propone lui stesso come inviato di Dio. Il primo è umile e modesto, il secondo orgoglioso e pieno di sé. Parla con supponenza e, come tutti i bugiardi, sembra sempre temere di non essere creduto. Quanti di questi impostori abbiamo visto? Alcuni si facevano passare per apostoli di Cristo, altri per Cristo stesso. E vergogna dell'umanità, hanno trovato persone tanto credulone da dar credito a simili infamie. Comunque, una considerazione molto semplice dovrebbe aprire gli occhi ai più ciechi. Se Cristo si reincarnasse sulla terra, verrebbe con tutta la sua potenza e tutte le sue virtù, a meno che non si voglia ammettere, il che sarebbe assurdo, che è degenerato. Ora, se voi togliesse a Dio anche uno solo dei suoi attributi, non avreste più Dio. Se voi togliesse una sola delle virtù di Cristo, voi non avreste più Cristo. Quelli che si fanno passare per Cristo hanno forse tutte le sue virtù? Qui sta il problema. Guardate, indagate nei loro pensieri e valutate i loro atti, e riconoscerete che essi mancano soprattutto delle qualità distintive del Cristo, l'umiltà e la carità, mentre hanno ciò che egli non aveva, la cupidigia e l'orgoglio. Notate, d'altra parte, che ci sono in questo momento e in differenti paesi molti che asseriscono di essere Cristo, come ci sono molti che asseriscono di essere Elia, San Giovanni o San Pietro, e che ovviamente non possono essere tutti veritieri. Tenete per certo che ci sono persone che vanno in cerca dei creduloni e trovano vantaggioso vivere a spese di quelli che li ascoltano. Diffidate dunque dei falsi profeti, soprattutto in tempi di rinnovamento, perché molti impostori si diranno inviati da Dio. Essi soddisfano la loro vanità sulla terra, ma una terribile giustizia li attende, potete esserne certi. Eraste, Parigi, 1862. I falsi profeti dell'erraticità. Paragrafo 10. I falsi profeti non sono solamente fra gli incarnati, essi si trovano anche, e in numero ben più grande, fra gli spiriti, quelli orgogliosi,
che sotto le false sembianze dell'amore e della carità creano conflitti e ritardano l'opera emancipatrice dell'umanità, ostacolandola con i loro sistemi assurdi, attraverso i medium di cui si servono. E per illudere meglio quelli di cui vogliono abusare, per dare più importanza alle loro teorie, si fanno avanti, e senza scrupolo, con nomi che gli uomini pronunciano solo con rispetto. Sono loro che fomentano l'antagonismo nei gruppi, che spingono gli uni a isolarsi dagli altri e a guardarsi con odio. Solo questo basterebbe per smascherarli. Agendo così, infatti, danno da se stessi la più formale smentita riguardo a ciò che pretendono di essere. Ciechi dunque sono gli uomini che si lasciano prendere una trappola così grossolana. Ma ci sono ben altri mezzi per riconoscerli. Gli spiriti, nell'ordine al quale essi dicono di appartenere, devono essere non solamente molto buoni, ma anche eminentemente razionali. Ebbene, passate i loro sistemi al vaglio della ragione e del buonsenso e vedrete che cosa ne resterà. Converrete allora con me che, tutte le volte che uno spirito indica come rimedio ai mali dell'umanità o come mezzo per arrivare alla sua trasformazione cose utopiche e impraticabili, misure puerili e ridicole, oppure, quando formula un sistema contraddetto dalle più comuni nozioni della scienza, questo spirito non può essere che ignorante e bugiardo. D'altro canto, siate certi che, se la verità non sempre è apprezzata come tale dai singoli individui, essa lo è sempre dal buon senso delle masse. E anche questo è un efficace criterio. Se due principi si contraddicono, voi avrete la misura del loro valore intrinseco, cercando quello che trova più largo riscontro e approvazione. Sarebbe illogico, in effetti, ammettere che una dottrina, il cui numero di adepti diminuisse, fosse più vera di quella che li vedesse aumentare. Dio, volendo che la verità arrivi a tutti, non la relega in un cerchio ristretto, la fa sorgere in diversi punti, affinché ovunque la luce sia a fianco delle tenebre. Respingete senza pietà tutti quegli spiriti che si propongono come consiglieri esclusivi, predicando la divisione e l'isolamento. Sono quasi sempre spiriti vanitosi e mediocri che tendono a imporsi agli uomini deboli e creduloni, ai quali ammaniscono elogi esagerati al fine di ammagliarli e tenerli sotto il loro dominio. Sono generalmente spiriti assetati di potere che, essendo stati despoti pubblici o privati durante la loro vita, vogliono ancora avere delle vittime da tiranneggiare dopo la morte. In generale, diffidate delle comunicazioni che si caratterizzano per il misticismo e la stravaganza o che prescrivono cerimonie e pratiche bizzarre. In questi casi il sospetto è legittimo. D'altra parte, siate pur certi che, quando una verità deve essere rivelata all'umanità, essa è, per così dire, istantaneamente comunicata a tutti i gruppi seri, che hanno medium seri, e non al tale o al tal'altro gruppo, escludendone altri. Nessuno può essere un medium perfetto se è ossessionato. E c'è ossessione manifesta quando un medium è adatto a ricevere soltanto le comunicazioni di uno spirito speciale, per quanto in alto egli pretenda di collocarsi. Di conseguenza, tutti i medium, tutti i gruppi, che si credono privilegiati per delle comunicazioni che solo essi possono ricevere e che, d'altra parte, sono sottoposti a pratiche che sfiorano la superstizione, sono senza dubbio sotto l'azione di un'ossessione tra le più caratteristiche, soprattutto quando lo spirito dominatore si gloria attribuendosi un nome che tutti, spiriti incarnati, dobbiamo onorare e rispettare, non permettendo che venga compromesso ogni istante. È incontestabile che, sottoponendo al tiro incrociato della ragione e della logica tutti i dati e tutte le comunicazioni degli spiriti, sarà facile rigettare ciò che è assurdo ed errato. Un medium può essere affascinato e un gruppo ingannato, ma il controllo severo di altri gruppi, la scienza acquisita e l'alta autorità morale dei capi dei gruppi, le comunicazioni dei principali medium, che ricevono un sigillo di logica e di autenticità dei nostri spiriti migliori, faranno rapidamente giustizia di queste dettate astuti e menzogneri emanati da una turba di spiriti ingannatori o malvagi. Eraste, discepolo di San Paolo, Parigi, 1862. Geremia e i falsi profeti, paragrafo 11. Così parla il Signore degli eserciti: non ascoltate le parole dei profeti che vi profetizzano, essi vi nutrono di cose vane,
ne espongono le visioni del proprio cuore e non ciò che proviene dalla bocca del Signore. Dicono a quelli che mi disprezzano: il Signore ha detto, avrete pace. E a tutti quelli che camminano seguendo la caparbietà del proprio cuore, nessun male vi colpirà. Infatti, chi ha assistito al consiglio del Signore, chi ha visto, chi ha udito la sua parola, chi ha prestato orecchio alla sua parola e l'ha udita. Io non ho mandato quei profeti, ed essi corrono, io non ho parlato a loro, ed essi profetizzano. Io ho udito ciò che dicono i profeti che profetizzano menzogne nel mio nome, dicendo, ho avuto un sogno, ho avuto un sogno. Fino a quando durerà questo? Hanno essi in mente questi profeti che profetizzano menzogne, questi profeti dell'inganno del loro cuore? Se questo popolo o un profeta o un sacerdote ti domandano, qual è l'oracolo del Signore? Tu risponderai loro, ecco l'oracolo, io vi rigetterò, dice il Signore. Geremia 23, 16, 18, 21, 25, 26, 33. È su questo passaggio del profeta Geremia che vi intratterrò, amici miei. Dio, parlando attraverso la sua bocca, dice, vi espongo le visioni del proprio cuore. Queste parole indicano chiaramente che già a quell'epoca i ciarlatani ed esaltati abusavano del dono della profezia, abusavano di conseguenza della fede semplice e quasi cieca del popolo, predicendo per denaro cose buone e gradevoli. Questo genere di inganno era molto diffuso fra i giudei ed è facile comprendere che il povero popolo, nell'impossibilità di distinguere, data la sua ignoranza, i buoni dai cattivi, era sempre più o meno vittima di questi cosiddetti profeti, che altro non erano che degli impostori e dei fanatici. C'è forse qualcosa di più significativo di queste parole? Io non ho mandato quei profeti ed essi corrono, io non ho parlato a loro ed essi profetizzano. Più oltre dice, io ho udito ciò che dicono i profeti che profetizzano menzogne nel mio nome, dicendo, ho avuto un sogno, ho avuto un sogno. E indica così uno dei modi usati per sondare la fiducia che si aveva in loro. La moltitudine, sempre credulona, non pensava affatto di verificare la veridicità del loro sogno e delle loro visioni. Trovava tutto ciò naturale e invitava tutti questi profeti a parlare. Dopo le parole del profeta, ascoltate i saggi consigli dell'Apostolo San Giovanni quando dice «Non credete a ogni spirito, ma provate gli spiriti per sapere se sono da Dio. Perché fra gli invisibili ci sono anche spiriti che si divertono a fare delle vittime quando se ne presenti l'occasione. I beffati sono, ovviamente, i medium che non prendono sufficienti precauzioni. Qui sta senza dubbio il maggior ostacolo contro cui molti si scontrano». Soprattutto quando sono novizi dello spiritismo. Si tratta di una prova dove possono trionfare solo se agiscono con molta prudenza. Imparate dunque, prima di tutto, a distinguere i buoni spiriti da quelli malvagi, affinché non diventiate voi stessi falsi profeti. Luoz, Spirito Protettore, Carla Schurer, 1861.